In questo video tutorial vedremo come applicare un effetto acquerello a una foto utilizzando Adobe Photoshop CS6. Ho preparato una mia foto di prova e un'immagine acquerello che darà l'effetto alla foto scaricata da internet. Vado a selezionare entrambi i file, cioè la foto e l'acquerello, col mouse, e li trascino in Photoshop che ho aperto nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi si aprono entrambi i file. Ora, per poter gestire meglio il lavoro, le vado a affiancare in questo modo. Sui titoli qui in alto a destra faccio clic col tasto destro del mouse e sposto in una nuova finestra. Stessa cosa per la foto, tasto destro, sposta in una nuova finestra, in modo da poterli affiancare. Inizierò a lavorare sulla foto, quindi faccio clic sulla foto e la prima cosa che faccio è duplicare lo sfondo. Tasto destro sullo sfondo che vedete qui in basso a destra, duplica livello. In questo modo ho una copia originale di riserva. Il nome del nuovo livello sarà sfondo copia. Faccio ok e ottengo i due livelli. Lo sfondo lo vado in effetti a rendere invisibile utilizzando l'occhiello qui a sinistra dell'immagine e andrò a lavorare sullo sfondo copia. Tenendo premuto CTRL da tastiera, premo contemporaneamente la lettera M in modo da aprire la finestra curve. Questa finestra mi permette di in effetti variare i livelli di chiaro e di scuro dell'immagine. In che modo? Prima devo andare qui in basso alla linea, tenendo premuto col tasto sinistro del mouse, mi sposto verso destra, più o meno verso la metà, e ottengo accentuate le parti scure dell'immagine, come vedo qui a fianco. Stessa cosa per la parte superiore. Tengo premuto e trascino verso sinistra, così da ottenere questo effetto che vedete a video. Quindi faccio clic su OK e vado a trasportare l'acquerello trascinandolo sull'immagine. Lo vado a disporre in una posizione da coprire le parti che voglio in effetti rendere effetto acquerello, in questo modo, e infine applico la trasformazione. Chiudo l'acquerello originale che non mi serve più e lavoro solamente sulla foto. Ora vado a rendere invisibile il livello 1 e vado a selezionare lo sfondo copia per poter selezionare le parti scure che dovrò in effetti mascherare con il livello 1, da poter in effetti rendere con l'effetto voluto. Quindi vado su selezione, intervallo colori, faccio clic sul nero, quindi in anteprima qui nell'intervallo colori vedo questa immagine di cui ne posso variare la tolleranza fino a un valore soddisfacente di chiari e scuri.
mettiamo più o meno al centro, facciamo clic su OK e vediamo la selezione delle parti nere. Fatto questo, vado a rivisualizzare il livello 1, faccio clic sull'icona del livello 1 e applico una maschera sulla selezione che vedo qui a video. Quindi faccio clic qui in basso a fianco ad FX, aggiungi una maschera di livello e mi si aggiunge la maschera alla selezione. Per vedere meglio devo andare a rendere invisibile anche il livello sfondo copia. Vedete, questo è già un effetto in effetti acquerello. Per poterlo un po', diciamo, modificare cancellando delle parti superflue, posso fare clic qui a destra sull'acquerello, selezionare la gomma, qui a sinistra nella barra degli strumenti, e cancellare delle parti magari che voglio escludere dall'effetto, in questo modo, creando un effetto personalizzato dell'immagine. Faccio un po' di selezione. Supponiamo che voglio ottenere questo effetto. E magari per migliorarlo metto un livello bianco sotto. Qui a destra, su questa icona, aggiungi livello. Livello 2 che va sopra, lo vado a spostare trascinandolo sotto il livello 1, dopodiché scegliendo il bianco dal selettore di colore, ancora il secchiello qui a sinistra, faccio clic nel livello selezionato 2 qui a destra qui e do come sfondo il colore bianco. Vedete che già ho ottenuto un effetto acquerello, cioè ho reso l'immagine come un dipinto ad acquerello. In effetti questa è un po' l'idea di come applicare questo effetto. Voi potete sbizzarrirvi con tanti effetti, con l'aggiunta magari di pennelli di colori diversi, di texture scaricate da internet e così via. Per il momento è tutto, al prossimo video tutorial.